Italia 2013, 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo, offre un quadro d'insieme di numerosi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del nostro paese, attraverso indicatori aggiornati che spaziano dal mercato del lavoro alla cultura, dalle condizioni economiche delle famiglie all'ambiente, alle tecnologie e alla finanza pubblica. Inoltre, permette di valutare la collocazione del nostro Paese nell'ambito dell'Unione Europea e di confrontare tra loro le nostre regioni su aspetti diversi. Noi Italia è disponibile sul web e in versione cartacea. La nuova edizione mette a disposizione una app per mobile phone e una funzione per ebook reader. Altre novità per l'edizione 2013 sono la versione dinamica in lingua inglese e il nuovo motore di ricerca per rendere più agevole la navigazione. I 118 indicatori, suddivisi in 19 sezioni tematiche, possono essere consultati in modo ragionato per settori e per singole schede. Ogni scheda propone una serie di approfondimenti e la versione online offre i link alle aree tematiche del sito www.istat.it. Da quest'anno ciascuna scheda del sito noitalia2013.istat.it è collegata ai principali social network Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. Cliccando sulla denominazione di ognuno dei settori del menu generale si accede all'elenco delle schede selezionabili singolarmente. Si può accedere a ciascuna scheda anche attraverso l'indice generale. La schermata di visualizzazione di ciascuna scheda è suddivisa in area commenti e grafici e area download e riferimenti. L'area commenti e grafici comprende uno sguardo d'insieme, ovvero una sintesi del fenomeno rappresentato nella scheda, quindi l'Italia nel contesto europeo e l'Italia e le sue regioni per i confronti a livello europeo e nazionale. Nell'area download e riferimenti è possibile effettuare il download di grafici, mappe e tabelle, visualizzare le definizioni utilizzate e il quadro di fonti, pubblicazioni e link utili. La quasi totalità delle schede mostra ciascun indicatore per mezzo di grafici interattivi e dinamici che possono essere animati e personalizzati dall'utente. I testi sono interattivi e permettono di localizzare sulle mappe e sui grafici a barre i paesi europei o le regioni italiane riportate nel commento. Vediamo subito alcuni esempi. Questa è la scheda del tasso di disoccupazione giovanile del settore mercato del lavoro. Nel 2011 il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è pari al 29,1%, il valore più alto dell'ultimo decennio. Nella scheda è possibile visualizzare il dato e confrontarlo con quello degli altri paesi europei. Dal grafico dinamico si può facilmente valutare il posizionamento dell'Italia nel contesto europeo a 27. Passando il mouse sul nostro paese, come sugli altri presenti, si visualizza il dato, l'anno di riferimento e l'unità di misura dei dati presentati. Ancora un esempio con la scheda famiglie che hanno accesso alla banda larga del settore scienza, tecnologia e innovazione. La qualità dei mezzi tecnici con cui ci si connette a internet rappresenta uno degli indicatori chiave individuati dall'Unione Europea atti a misurare il digital divide. Nel 2012 in Italia il 48,6% delle famiglie accede alla rete da casa utilizzando una connessione a banda larga. In Europa valori vicini a quello dell'Italia si riscontrano in Slovacchia e Cipro, mentre i paesi del Nord Europa presentano valori superiori all'80%. La disponibilità nelle famiglie di una connessione a banda larga presenta una sensibile variabilità territoriale. Infatti, nelle regioni del centro-nord, il 51,4% delle famiglie dispone di una connessione veloce, in particolare nella provincia autonoma di Trento, in Lombardia e in Veneto. Nel mezzogiorno la quota delle famiglie che dispone di un accesso alla rete mediante banda larga scende al 42,5%. Le regioni più svantaggiate sono la Basilicata, il Molise e la Calabria. Questi sono naturalmente solo alcuni esempi di schede di Noi Italia 2013.
vi auguriamo buona navigazione.